Buona giornata, ti auguro una giornata felice, felice e calda con i tuoi cari, punto. Oggi è venerdì 9 aprile 2021, di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo Cancro, punto. Voglia di cambiare tutto, ma cosa, punto. A spingere al cambiamento proprio voi, di regola refrattari a mutare anche di un minimo lo status quo, provvede la luna acquatica in sestile a Urano. L'essenziale sarebbe capire cosa, allo stato attuale è una sorta di irrequietezza, un brulichio interiore simile a quello del bruco, smanioso di mettere le ali e boccare il bozzolo, anche se ovviamente non sa ancora di poter volare né dove lo farà, punto. La bianca signora dall'animo inquieto e vagabondo vi dice vai, l'orizzonte è infinito, Nettuno che l'accompagna non fa che ampliare il concetto. Acuendo il desiderio di mare o di lago, ancora proibitivi per chi non ha la fortuna di risedervi accanto, imprevedibili e mutevoli le amicizie, metodico solo il partner, per schiodarlo dalle sue abitudini ci vorrebbe un carro armato, punto. Astro tarocco del giorno per Cancro, 7 bastoni rovesciato, chiarimenti inutili e infruttuosi nella coppia che potrebbero degenerare anche in litigi e contrasti di notevoli entità. I chiarimenti non servono, anche per i ritorni d'amore o questi chiarimenti non ci saranno o saranno inutili e dannosi. Incapacità per i single a rimediare alle cattive impressioni che gli altri si sono fatti di loro, punto. Oggi i pianeti predispongono ai grandi ritorni. Per molti di voi ci potrebbero essere ritorni di fiamma e imprevedibili visite. Prima di sera potreste essere raggiunti da piccole notizie inattese. Alcune di queste potrebbero riguardare l'aspetto sentimentale. Ricordate che avete davanti tutto il tempo necessario per prendere decisioni anche importanti. Contatta gli amici che vivono lontano o che non senti da molto tempo. Nettuno ti suggerisce di giocare il gioco dell'attesa in amore. Guarda la realtà. I nati di martedì potranno avere qualche piacevole notizia in amore. Un allegro Cancro di scena ti farà divertire e, non vi fidate di chi vi offre soluzioni ai vostri problemi a buon mercato, ragionate con la vostra testa e soprattutto restate con i piedi per terra onde evitare inutili avventure che potrebbero rivelarsi azzardate. L'amore si risveglia e con esso anche la vostra vita. Gradualmente riprenderete il vostro abituale sorriso, punto. Intuito, i sogni potranno suggerirti messaggi importanti, bene la mattinata e qualche piccola novità per i nati di martedì. Oggi vi lascerete condizionare dalle dicerie e dai pettegolezzi, fate molta attenzione all'invidia dei conoscenti, potrebbero mettervi in cattiva luce e darvi qualche problema, punto. Non potete assillare il vostro partner o un amico, con delle scuse per qualcosa che non avete fatto o per un errore che non avete commesso. Cercate di evitare sempre le persone che non sono sulla vostra stessa lunghezza d'onda e non soccombete alle pretese di qualcuno, punto. Se non vi sentite molto ferrati sul vostro lavoro o sull'argomento da trattare a scuola in questa giornata, fate in modo che qualcuno vi sia di supporto e che vi indichi la strada da seguire. Il vostro umore basso si riflette sulla vostra salute. Verranno giorni migliori, non lasciatevi sconfortare, punto. Illuminare diurno, il sole, è dissonante dall'ariete, ma non vi danneggia più di tanto. La luna entrata nei pesci vi dona l'ottima la forma psicofisica di cui state godendo. Come al solito dovete tenere un po' sotto controllo i piaceri enogastronomici che sono lì in agguato, pronti a tentarvi in special modo i dolci, punto. Durante la giornata di oggi in amore arriveranno novità e opportunità, soprattutto per chi è single da tempo. Il top nel weekend. Per quanto riguarda il lavoro, è il caso di fermarsi un attimo e valutare il periodo che state vivendo, punto. Bella questa giornata per i sentimenti. Se vi piace qualcuno potreste essere finalmente ricambiati e vivere belle emozioni. Bisogna dire che le opportunità più belle arriveranno dopo il 14 del mese, quindi bisogna ancora pazientare un po'. Dal punto di vista delle finanze non va proprio alla grandissima, ma meglio non lamentarsi, punto. Se non volete credere alle vostre sensazioni, allora cercate di credere ai fatti, a tutto quello che vi accade intorno. Non lasciate che le cose vi scivolino addosso, ma se avete delle opportunità, coglietele, punto. Potreste perdere molto, specie a livello sentimentale, se non avrete il coraggio di credere a quello che provate per una persona. Vi potrebbe sfuggire e potreste rimpiangerlo. Non abbiate paura di esporvi, punto.
Giornata romantica. Peccato che sia giorno feriale e non possiate permettervi di vivere trasognati con la testa tra le nuvole. Eppure vi piacerebbe accaldeggiare qualche fantasticheria di troppo, anche quando non sarebbe opportuno. Entrano in scena anche la Luna e Nettuno in trigono al vostro segno, mentre Mercurio e il Sole, pigri in quadratura, vi fanno sbadigliare, punto. E invece no, il Capo, conscio dei vostri colpi di genio, che reclamano lunghe pause di riflessione, vi lascerebbe fare, ma il collega rampante, sospinto da Urano, vi pilota deciso vero le vostre incombenze, punto. Amore ed Eros, sentimenti romantici, dolci e intensi, questi almeno quelli che riservate al partner ma purtroppo non sempre capiti e contraccambiati. In fondo anche lui o lei vi vuole bene, ma il tipo tutto d'un pezzo, attivo solo sul pratico. Probabilmente quando meno ve lo aspettate e siete in difficoltà, si dimostrerà pronto a sostenervi, coccolarvi e accudirvi, ma per ora non fa una piega, tutto preso dai suoi problemi e dai suoi sogni, punto. Una canzone di Tiziano Ferro dice stop. Dimentica e questa frase potrebbe essere il vostro must. È ora di voltare pagina, chiudere con il passato ed aprirsi alla vera e meritata felicità, punto. La vostra dolcezza vi regala momenti di vera fusione emozionale con il partner. Non vi manca neppure una profonda e vivida intelligenza, capace di farvi comprendere le ragioni di chi vi sta accanto e di farvi avvicinare a lei o lui, con particolare delicatezza e una visione sempre obiettiva della realtà, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 11 al 15 del mese di luglio, punto. Lavoro e denaro, se grazie alla collaborazione dei colleghi ce la fate ad arrivare a sera senza combinare guai, prima di cena almeno un contatto con l'acqua, il vostro elemento, è doveroso. Se abitate nei pressi del mare o del lago nessun problema, altrimenti ripiegate sulla vasca o su una bella doccia. Pensate al suo simbolismo, poesia, immaginazione, senso materno, applicato soprattutto a essere fragili e bisognosi d'aiuto, punto. Isolatevi dagli altri, musica nelle orecchie e lavorate di buona lena. Eviterete così discussioni inutili e poco produttive. Il Capo vi controlla, fate attenzione, punto. Nettuno e Urano in angolo felicissimo per il vostro segno, transitando in Pesci e Toro, specie se festeggiate il compleanno dal giorno 11 al 14 luglio e dal 26 al 30 giugno, aprono alla strada a vere e proprie rivoluzioni in ambito lavorativo. Punto punto punto. Non abbiate paura, voi che siete di solito un segno conservatore. I cambiamenti professionali, che sono nell'aria o si sono già verificati, non vi devono dare pensieri. Trarrete senza dubbio i massimi vantaggi dalla metamorfosi, punto. Benessere, nervosismo, insonnia, tremori, è chiaramente il sistema nervoso quello che oggi reclama una tregua. E allora sostenetelo con i colori e cristalli più indicati, verde chiaro, bianco argento nel guardaroba, quarzo, acquamarina e selenite pescati dal portagioie, punto. Il livello del tono energetico è positivo e con il trascorrere del tempo sarà un alleato sempre più al vostro fianco per affrontare i numerosi impegni che ultimamente vi hanno particolarmente stressato, punto. Per lei, bisticcio con una cara amica, inevitabile se vi siete invaghite dello stesso uomo, peccato che lui guardi altrove, ha già una dolce metà con cui condividere la vita, punto. Per lui, veri marinai almeno in fatto di amicizie, una in ogni porto. Grazie a loro tra un invito e l'altro potreste girare il mondo, ma per ora il giro lo fate solo sui social, indubbiamente più veloce, ma assai meno gratificante, punto. Colore delle emozioni, turchese. Barometro dell'umore, sereno, punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 9. Finanze, 8. Benessere, 8, punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.